Che idea si è fatta? Sono state valutazioni diverse, come evidente. Il Partito Democratico si è sempre battuto e continua a battersi perché si faccia la riforma secondo le direttive che sono state diramate recentemente dall'Unione Europea e che sono direttive a tutela dell'indipendenza delle emittenti televisive più di quanto non lo siano le nostre leggi. In 5 Stelle e Verdi e Sinistra è prevalsa invece un'altra valutazione e questo ci ha divisi. Io non penso che adesso bisogna continuare a discutere di questo perché è un fatto. Invece a me interessa dire una cosa diversa, che è questa. È ovvio che una coalizione è fatta di forze politiche diverse e non sempre le forze politiche diverse, diciamo, coincidono nelle loro posizioni su tutto. Però io credo che le forze politiche che partecipano a una coalizione, di qualsiasi colore, hanno due criteri che non possono, diciamo, eludere. Il primo è che non si possono mai, come dire, produrre delle distinzioni che alla fine avvantaggiano più gli avversari che non gli alleati. Secondo, tenere conto di quello che è l'impatto di una distinzione e di una divaricazione sull'opinione pubblica. Perché una coalizione che si presenti divisa, è chiaro, che ha un impatto sull'opinione pubblica, in particolare gli elettori a cui si rivolge, meno rilevanti. Quindi io credo che queste vicende, la vicenda della RAI come la vicenda dell'Ucraina, anche lì si è manifestata una differenza, deve indurre una riflessione in tutte le forze politiche della coalizione. E cioè che se vogliamo costruire una coalizione ci sono alcuni paletti che non vanno superati. Non si fanno fare distinzioni che avvantaggiano gli avversari sulla centrodestra e non si devono produrre distinzioni che hanno un impatto negativo e di minore credibilità nell'elettorato. Quindi il percorso posso però fare una domanda, scusi Fassino, sì, poi Gaspare, ma se quindi io seguo il suo ragionamento, ma quindi l'opposizione dovrebbe avere la stessa posizione, tutta l'opposizione dovrebbe avere la stessa posizione del PD sull'Ucraina, e perché? No, una coalizione cerca un punto di sintesi e di incontro, perché se vuole poi se si candida per governare può presentarsi agli elettori con due politiche estere divaricate, per fare un esempio, per stare all'Ucraina. No, è evidente. Allora, una coalizione è un difficile esercizio, io lo so, perché ho costruito ben due coalizioni, l'Ulivo prima e l'Unione dopo. È un difficile esercizio in cui su ogni punto bisogna mettersi al tavolo, discutere, ragionare e trovare il punto di mediazione, e trovare non c'è il punto dubbio. Di sintesi. Questo Al Parlamento europeo il PD ha 3 posizioni sull'Ucraina, quindi è difficile per gli altri. No, hanno votato in 3 modi diversi, Fassino lo sa benissimo, quindi prima magari costruitela voi. Cioè dice c'è un problema interno oltre che di altre forze. Ha votato in 5 modi arrivo diversi. Subito, Bonelli. Bonelli.